In che luogo ci troviamo qui? Questa è la cappella originaria, proprio costruita dai Visconti e dagli Sforza. È un segno religioso dentro in un contesto così molto laico. Anche qui si è tentato di recuperare con un intervento di restauro conservativo originario. Questo luogo richiama anche non soltanto la storia, ma richiama anche la presenza di San Carlo, perché qui aveva, come ho già detto, aveva sequestrato agli umiliati che erano i proprietari di questo patrimonio, proprio per così venderlo e mettere il servizio dei più bisognosi, degli appestati di allora. Tant'è vero che ha ricevuto per questo quell'archibugiata. La Villa Mirabello è collocata nella zona della Maggiolina, nella parte nord-ovest di Milano. Consiste in 6.500 metri quadri con 1.600 di fabbricato sopra terra. È una villa che ha una sua lunga storia perché è suddivisa in due parti. La parte del 1400, che è la villa viscontea, ha visto la presenza degli Sforza e anche dei Medici di Firenze. Ha conosciuto delle radicali, profonde trasformazioni a seguito delle famiglie bene che si sono succedute nel corso dei tempi, dalla famiglia Portinari, Cerbelloni, Marino, fino ad arrivare al 1500 con l'interessamento anche del Cardinale San Carlo. Dopo su diverse trasformazioni nei secoli, nel 1800 un architetto, Arrigoni, non ha fatto altro che riprendere questa villa abbandonata, desolata, e ha cominciato a pensare di restituirla alla cultura e alla solidarietà di Milano, e quindi ha elaborato tutta una serie di progettazioni per il recupero della villa, che nel frattempo si era trasformata addirittura in un casinale. Nel 1920-25, altra parte è stata costruita invece in rispondenza a dei bisogni che allora nel clima della riabilitazione venivano così concretizzati da giovani che dal fronte della Prima Guerra Mondiale tornavano a Milano ciechi o non vedenti o ipovedenti. Qui stiamo entrando nel cortile che vorrei dedicarlo alla triplice memoria. La memoria dei fondatori, il busto di Monsignor Gilardi, successore di Don Gnocchi dal 56-62, al professor Denti, che allora era di primario dell'ospedale delle Orsoline, che insieme a Gilardi hanno costruito, con la beneficenza di un testamento ma anche del contributo delle famiglie bene di allora, del primo ventennio, secondo ventennio del secolo scorso, hanno costruito tutta questa parte qui, creando lì sotto il laboratorio che dicevo per il recupero dei ciechi, per poterli reinserire nella società e renderle parte attiva e non parcheggiarli soltanto. L'altro spazio è quello invece dei benefattori, che abbiamo cercato di recuperare in qualche modo perché non si leggevano assolutamente. E poi dall'altra parte là abbiamo fatto anche una lapide per tutti i presidenti che si sono succeduti qui in questi ultimi due secoli.